Tornata con la seconda parte. Allora, finita di fare la mia paginetta, che mi piace un casino, devo dire la verità. E nulla, la vado a mettere dentro l'agendina. Qui ho aggiunto una bustina che ho trovato in vecchio raccoglitore, sinceramente. Smetto la paginina qui. Vedo come fa. Bene, bene, bene. Qui vedete, voilà. E si prende subito il peso, perfetto. E vado a metterci la mia pagina. Dato che, come vedete, il foglio è giusto giusto quanto è la pagina, non vado a utilizzare un foglio colorato, bensì ne riciclo uno di questi qui plastici da raccoglitore. Taglio la mia, come dire, non so come spiegarlo, il mio schema scaricato dal gruppo Cartovazze, di cui vi lascio il link nell'info box, e vi lascio anche tutti i link di tutti i video che ho fatto sull'agenda, su come personalizzarla e tutto il resto appresso. E iniziamo subito. Allora, come vedete, c'è sta un bel po' di gobba da fare. Allora, prima di tutto prendo un washi tape, un deco tape, come cavolo avete voi, e prendo questo qui. Questo qui è carta e l'ho trovato alla Lidl, quindi semplicissimo. E vado ad appiccicarmela sopra qui. Ecco qua. Taglio. Perfetto, prendo la mia solita foratrice col problema di troppo. Ho buttato la plastica. Oddio, ragazze, sto fuori oggi. E vado a bucherellare le parti col buco, insomma, perché altrimenti viene un macello. Il buco non verrà subito preciso, come vedete, dovete voi spingerlo con la penna, perché comunque sia è una carta adesiva, ragazzi, quindi farà fatica la foratrice. O almeno la mia così fa, ragazze. Capitemi. Mo sei benvenuto. Adesiviti. Questa non si è venuta. Voilà, tagliamo l'eccesso a lato e ripetiamo l'operazione anche sul lato di dietro. Questi qui sono carini, anche se costacchiano un po' tanto, secondo me. Mi pare che costassero tipo 2 euro, 2, no, vero 3, mi pare 3 euro. Oddio, non mi ricordo, ragazzi, mi pare comunque sia costato un botto, perché ce n'erano davvero tanti di bellini, però io ho preso quelli che più utilizzavo, e infatti li ho utilizzati tutti quanti sulla Firefox e mi è rimasto proprio poco nel rotolino. Faccio la stessa operazione anche su questo lato qui. Qua vedo un po' come il foglietto se esce fuori, sì, quindi bordiamo anche l'altro lato, il lato di sotto. Io qui metterò un solo foglio in questo tab, perché appunto ho solo due stampe al momento, anche perché sono parecchie settimane. Vi faccio rivedere un attimo lo schema come è fatto, perché l'ho mostrato in quell'altro video di cui vi lascio il link nell'info box appena si sarà caricato. No, penso che sia carico già. Se state vedendo questo, sarà carico anche quello.
vi faccio vedere che appunto è sezionato in questo modo. Abbiamo, voilà, come si fa? Ecco, la settimana che va da A a, dal A, i chili all'inizio settimana, i chili a fine settimana, l'umore della settimana e i chili persi. Prendo la colla, che è appunto la solita colla Ask, trovata dal cinese a 70 centesimi. Aspetta che ne appiccico una quantità esagerata. Ecco qui. Mi aspetto commenti del tipo: ah, stai spendendo un sacco di colla. Pazienza, l'ho comprata io e ci faccio quel che voglio. Applicata la prima, giro. Mi si applica pure la seconda, però la seconda la applico direttamente un po' alla colla. Perché sono talmente brava che sicuramente non sbaglierò. Ecco qui, e ci appiccichiamo questo qui. Voilà, perfetto, mi piace un casotto. I lati non tanto, devo essere sincera, ma non sono appiccicati bene. Ecco qua. Fatto questo, mi piace tanto. Inserisco questo foglio nella mia agenda. Un po' di luce. Ok, quindi prendo peso, come vedete subito si prende grazie al tab. Inserisco il mio fogliettino all'interno dell'agenda e ho fatto un'altra sezione. Carina, semplice e fatta interamente da me. Allora, adesso volevo andare a incollare, perché già vi ho mostrato che ho incollato questo qui sopra l'agendina, però volevo riciclare questa faccina di questo gufo che mi si è rotta da una calamita. Quindi pensavo di appiccicarla qui, tipo. Appiccicare le cose sull'agenda è molto semplice, in questo caso qui io utilizzo la colla a caldo e vi faccio vedere. Intanto ho provato un po' di materiali per vedere se riesco a realizzarci qualcosina. Non so perché mi verrebbe di fare con questo mulo qua. È carino, ragazzi, secondo me sì. Se vado a fare tipo una coccarda. E ci applico sopra. Ecco così. No, sembra il cinturino mio nonno. Non è il caso. Però se l'applico così. Già è diversa la situazione. Però qua va la molla, ragazzi. Allora. La colla è calda? Sì, è calda. Appiccichiamola qua. Mi sono fissata che lo voglio appiccicare qua. Io voglio il gufetto, questo gufetto comprato a Calamita di Sorrento. Sì, sono andata a Sorrento e allora non facevo video, quindi non vi ho portato con me. Sono stata una cattivissima youtuber perché non vi ho fatto vedere come mi ingozzava. Schiacciate bene, altrimenti non prenderà nemmeno mai. Ecco qua, già attaccato, bella che è fatta. Ecco qua, ho trovato questa mollettina qui e la voglio andare ad applicare al mese di febbraio, anzi scusatemi, però per non applicarla semplicemente in questo modo qua, cioè molto vado a fare in questo modo, ci stacco i cuoricini, si stacca l'antefeltro. O velcro, ma pure se ne staccano due. Stacca di cuore di cacchio.
Ho detto cacchio, ho detto la parolaccia. Ecco qua, la mollettina la utilizziamo sicuramente. E voglio applicare questi cuoricini qua. Colla a caldo. È finita la colla a caldo. Eccola qui, non finisce mai la colla a caldo. C'entra? Sì. Colla a caldo. E ce l'ho appiccico qui. Carino. Ah, biscotto. Mi piace un casotto. Devo essere sincera. Sì. Va abbastanza bene. Poi voglio andare ancora a decorare un pochettino l'agenda. Questo è il tab di Kitty Persie. Qui ci voglio aggiungere qualche stickerino. Io ho questi qui, sì, sticker, questi sorta di glitter 3D, e ce ne applico una striscetta se riesco. Ecco qui, non so perché mi piace. Ecco qua, carina, vero? Molto sbluccicosa. E penso che per oggi la mia agenda possa dirsi abbastanza completa. Però ho trovato questa sorta di pizzo, non pizzo, come vedete, molto molto carina. Volevo andarmi a creare un tab, anche se non so per quale occasione utilizzarlo. Non so, insomma, questo è per farvi vedere, per dimostrarvi che per realizzare la vostra agenda davvero occorre poco e occorre la maggior parte materiali di riciclo, come sto facendo io. E nulla, io spero che con questo video e con gli altri possiate anche voi realizzare la vostra agenda tranquillamente. E non so. Davvero, non so cosa dirvi. Spero semplicemente che il video vi piaccia. I filacci della colla a caldo si fanno sentire. Allora, vi faccio un breve capitolo dell'agenda. Abbiamo qui un fiorellino appiccicato da me, il gufettino, bustine e varie cose, i mesi, il tab fatto insieme del peso e appunto la mia settimana del peso. Ragazzi, spero che con questo video vi ho detto quasi tutto quello che c'era lì sull'agenda. Ci vediamo al prossimo video, sicuramente sarà ricetta, almeno spero. Un bacione, ciao.